siamo quasi champions! Raga! Raga, dai la palla ad Ambrosio! Sembro! Tira! Gol! Cazzo, un sogno! Mamma mia, che paura! Cazzo, un sogno, ma che sogno bello! Inizia, ragazzi, ho sognato D'Ambrosio che faceva gol e noi andavamo in Champions. Amici e sorelle nerazzurre, cerchiamo di stare uniti questa sera per ritornare in Champions League. Amen. Abbassa ora. Abbassa! Grazie! Amici e sorelle nerazzurri, nel nome di Andanovic, di Skriniar e di Miranda, Icardi, amen! Ma non succede, non succede. Ma se succede, dico che succede, ma se succede, immaginate Mario Inter cosa può fare quella sera. Questo è solo un assaggio, eh. Ma non ti immagini. Mi prenderete per pazzo, ma sto godendo. Godo. Come godo? Ma beh, intanto ragazzi, si sapeva, no? Che intanto dicono, ma vi siete emozionati per un quarto posto? Vi siete? Si sapeva che uscivano fuori questi baccalà. Invece, grazie a Dio non sono tutti uguali, perché tanti juventini, tanti napoletani, tanti milanisti sotto nei miei commenti, e io li ringrazio, mi hanno fatto i complimenti, hanno fatto i complimenti all'Inter, poi anche a me, e io vi ringrazio veramente di cuore. Certi poi hanno detto, Mario, ma il tuo pianto era finto. Io sinceramente ieri, quando ho fatto il video, ho spinto, mi volevo mettere così, non volevo parlare, solo che non ce l'ho fatta. Ragazzi, il vero tifoso non può capire. Solo il vero tifoso può capire questa cosa qui. Ragazzi, io quest'anno ho fatto tanti sacrifici per andare a vedere l'Inter. E il nostro obiettivo era la Champions. Io mi sono emozionato, cazzo, stavamo perdendo. Era svanito tutto, cioè per me ormai era impossibile. Ho detto, cazzo, manca Don Mario Inter. E invece no! Don Mario Inter colpisce ancora. Don Mario Inter. Ragazzi, è il sogno di D'Ambrosio, come lo vedete. Il 17 giugno del 2017, incredibile, ragazzi, i brividi, mamma mia,
un sogno diventato realtà. Però ora andiamo al pezzo un po' più. Perché Mario Inter ieri si è messa a piangere? Perché ieri, mentre stava finendo la partita, mancava un minuto, un mio grandissimo amico mi ha mandato su Messenger, mi ha mandato un'immagine che c'è Walter Zenga così, che ho scritto, raga, non so cosa cazzo c'era scritto, insomma, io in B, ma voi in Champions. Cioè, veramente, ragazzi, quella cosa lì. Grazie Walter Zenga, grazie Crotone e vi dico un'altra cosa. Carissimi crotonesi, meglio andare in Serie B che comprarsi le partite, come ha fatto il Cagliari a Firenze. Onore a voi, onore a voi. Complimenti, avete onorato la Serie A. Bravi, orgoglioso di essere calabrese, anche se io ho sempre detto io non la tifo. Ok, perché io sono interista. Certo, fa un po' questa cosa che dice, ma tu sei del sud, ma tifi del nord. Ragazzi, poi ognuno prende la propria strada, però non ho nulla contro il Crotone, anzi, chapeau a voi e complimenti, grande Crotone. Ma soprattutto un bacione grande a Walter Zenga, se noi siamo in Champions, e anche grazie a te. Bravo Zenga, grande mister. Ragazzi, ieri una partita che ormai sembrava un incubo. I primi minuti nessuno che si muoveva. Icardi ha fatto pure schifo, va bene. Ha fatto pure schifo, ma pure Giroud Immobile, non è che cazzo ha fatto. Poi non so come sia successo, dopo il 2-1 della Lazio ho detto "Ma vaffanculo, va". Cioè veramente mi sono mangiato tutte le unghie, non ci ho capito niente. La Lazio ci ha surclassato a centrocampo, surclassato. Ci hanno surclassati, cioè, completamente, non c'era partita. Poi dico, anche Vecino stava facendo schifo, come Icardi, poi di colpo rigore. Ma Icardi, me lo sono visto così, ho detto mamma mia, se sbagli Icardi che cazzo li senta tutti quanti, ho detto. Segni Icardi, ho detto ma. Poi dopo ho visto l'espulsione, ho detto ma. E poi il gol di Vecino non ci ho capito più niente, insomma, mi hanno abbracciato 39 persone, che a destra, che a sinistra, calci, pugni, schiaffi, non ci ho capito niente. E poi gli ultimi due calcio d'angolo agli ultimi minuti per la Lazio. Il cuore qua mi era arrivato. Ecco, questo è stato tutto un insieme di una stagione che avevamo tutta questa paura, tutta quest'ansia. Poi mi sono scaricato così, via. E non me ne frega, io non mi vergogno. Perché io mi sento troppo tifoso, va bene. Io pure al 2-1 contro la Juventus. Pure lì mi sono emozionato perché ho visto i ragazzi in 10 che davano l'anima. Dobbiamo dire che la Lazio meritava. Però andare a dire che culo, che culo, che culo, perché sento tanti come che culo, che culo. Che? Ragazzi, ma quanta sfortuna abbiamo avuto pure noi in questo campionato. Non so quanti pali abbiamo colpito. Dai ragazzi, per favore, non spariamo cazzate. Si sapeva che la Lazio era una squadra molto difficile, una squadra più preparata della nostra, perché è vero, ragazzi, è così. Però il destino ha voluto che abbiamo, insomma, il destino ha voluto che andavamo noi in Champions. Punto. Punto. Perché mi sono emozionato pure? Ragazzi, quando la Juve è uscita contro il Real Madrid, io non ho fatto nessun video sfottò perché io so cosa significa perdere in Champions League. Disputare la Champions League, una cosa che a noi manca da 7 anni, ecco perché io non ho fatto lo sfottò. E ora, cazzo, datene merito anche voi juventini, no? Cazzo, fateli i complimenti. A me me l'hanno fatti, certo, ma certi minchia, oh, non volevano capire, oh. Certi nei commenti, intanto uscirete al primo turno. Ci può anche stare, intanto per ora andiamo in Champions League. È una cosa che a noi mancava da 7 anni, quindi zitti. Non ho capito. Ragazzi, detto questo, la benedizione di Don Mario Inter non succede, ma se succede, è successo. È il sogno di D'Ambrosio. 17 giugno 2017. Potete dire quello che volete su di me, Icardi capocannoniere, comunque vada. Ieri ha fatto schifo là. Capocannoniere, Icardi ci ha portato in Champions. Sono contento. Ora, se c'è questo calciomercato,
Ben venga, vediamo che cosa farà la società. Detto questo, ragazzi, auguri a tutti gli interisti, grazie a tutti i tifosi delle altre squadre che mi hanno fatto i complimenti, vi ringrazio di cuore. Ragazzi, io vi voglio bene, vi voglio un mondo di bene, grazie a tutti. Un grandissimo saluto da Mario Inter, vediamo se ora organizzo per domani una live, ragazzi, eh. Festa Champions! Ritorniamo in Champions! Alla faccia di chi cazzo mi ha criticato e di tutti i gufi! Sì! Ce l'andiamo in Champions! Di nuovo in Champions League! Di nuovo in Champions League! Di nuovo in Champions League! Di nuovo in Champions League!